Che cosa è accaduto negli ultimi anni che ci fa essere molto meno ottimisti di quanto dovremmo? È accaduto che sono stati dati colpi durissimi alle mafie. Se qualcuno avesse detto 10 anni fa che cosa sarebbe accaduto dal punto di vista del contrasto militare alle mafie, avremmo tutti sottoscritto che avrebbe tutto questo avuto come conseguenza la fine delle mafie. Non c'è più un latitante che sia decente, ormai i giornali, parliamoci chiaro, si inventano i latitanti pur di fare le notizie. L'altro giorno hanno arrestato un ragazzino di 26 anni e passato il super boss di Sant'Antimo. Era un cretinetto. Ci inventiamo persino i boss per dire che ci sono i latitanti. Non ce ne sono più. Non ci sono boss di un certo livello. Oggi i casalesi sono andati a arrestare un gruppo di casalesi che andavano a fare le estorsioni ai lidi ed erano ragazzini di 18-19 anni, quando a Casal di Principe a quell'età non li facevano neanche avvicinare ai boss. La mafia militare sta avendo colpi durissimi, ha avuto colpi che erano inattesi, sono stati sequestrati beni, forse molto meno di quanto se ne debbano ancora sequestrare, si deve lavorare moltissimo su questo, ma sono stati fatti grossi risultati. Poi ha ragione Don Tonino, perché quei beni spesso sequestrati fanno una fine indegna, qualche volta per paradosso, mi sono detto forse era meglio quando tenevano allora, ma per paradosso ovviamente. Ma questi risultati eccezionali ottenuti dal punto di vista militare non ci fanno assolutamente dire che la lotta alla mafia è stata vinta. Se voi chiedete a un cittadino del mio paese, ma anche del vostro paese, o peggio ancora di Casal di Principe, dove hanno martellato sistematicamente, non in tutti i paesi, diciamolo con franchezza, in alcune zone i clan non sono stati proprio toccati, anzi sono forti come prima, se non più di prima. Dicevo, se noi chiedete ai cittadini di Casal di Principe che cosa pensano, le mafie sono state sconfitte, non troverete una persona che vi dice sì, perché la verità è che non è cambiato l'humus, non è cambiato il contesto, non è cambiata la cultura, non è cambiato quel meccanismo di familismo amorale che c'è al di sotto del clan, ed è la dimostrazione evidente, patente, che aveva sbagliato chi pensava che bastava schierare un po' di carri armati all'ingresso del villaggio Coppola per dire abbiamo vinto la lotta alle mafie. Perché il problema è più complesso, un problema di cultura, un problema di mentalità, è un problema soprattutto della necessità di ognuno di fare la sua parte, e quello ognuno non sono solo noi magistrati, forze dell'ordine, giornalisti, sono i cittadini, sono i corpi intermedi, sono gli ordini professionali che non sempre hanno fatto la loro parte, sono la Chiesa, e lo dico da credente convinto e quindi me lo posso anche permettere un po' di più, che non sempre ha fatto la sua parte. Nel 2010 ha fatto questo bellissimo documento che io cito nel libro, ma lo cito anche ricordando però accanto altre cose che sono avvenute. Il Centro Caritas di San Cipriano d'Aversa, intitolato a un soggetto imputato nel processo Spartacus, è morto suicida. Quella stessa chiesa che aveva negato i sacramenti a Welby riteneva di dare, di intestare il Centro Caritas di un paese simbolo del clan dei Casalesi a un soggetto che si era suicidato mentre era imputato nell'ambito del processo Spartacus. E perché? Per la famosa idea della simonia, che col denaro tutto sommato si può, secondo qualcuno, ma per fortuna non era vero, si può comprare anche l'accesso ai mondi superiori. La Chiesa che non ha fatto il proprio dovere, non hanno fatto il proprio dovere gli organi professionali. Quante volte abbiamo visto professionisti condannati con sentenze passate in giudicato che hanno continuato a esercitare liberamente la propria professione? E la politica, dulcis in fundo, la politica non ha fatto il proprio dovere, perché la politica ha utilizzato i criteri e le valutazioni che sono tipiche delle indagini giudiziarie per fare la selezione della propria classe dirigente. Questo è il problema, senatore Casillo. La politica non deve aspettare i magistrati per stabilire se un soggetto è candidato o non è candidato, è candidabile o non è candidabile. Un giorno, e chiudo davvero, ho superato ogni limite, partecipai a un convegno in cui vennero politici nazionali di un certo rilievo per sostenere un politico della zona, della provincia di Caserta, che era vittima di una serie di minacce della mafia. E venne l'allora, mi pare fosse ministro degli esteri, D'Alema. E in quel convegno D'Alema disse: noi non abbiamo bisogno dei magistrati per sapere chi sono i soggetti collusi. Lo sappiamo bene, abbiamo le orecchie a terra.
nei territori, non c'è bisogno dei magistrati, si sa bene chi va a prendere il caffè, chi ha rapporti di frequentazione, anche se non sono fatti illeciti. E disse: noi questa gente non li candideremo. In provincia di Caserta abbiamo visto cose diverse, aspetto di incontrarlo l'onorevole D'Alema, ho un lunghissimo elenco di persone che sono state candidate e sono state pure condannate. Ma la politica deve fare questo, la politica e la società civile devono fare questo, perché l'unico modo per vincere le mafie è quello di rendere conveniente la legalità, e rendere conveniente la legalità significa rendere molto sconveniente il rapporto con la mafia, significa creare un ostacolo di dissenso. Se noi entriamo in un bar e continuiamo ad offrire al boss o al pseudo boss il caffè sentendoci onorato, noi siamo camorristi come loro. Se la politica continua a prendersi i voti di questa gente, se l'imprenditoria utilizza chi gli fa vendere i panini, chi gli fa vendere il caffè, chi gli risolve i problemi sui cantieri, chi gli fa avere i subappalti, questo sistema non lo vinceremo mai. È questo Ulisse che io evoco, l'Ulisse che dipende dalla responsabilità non individuale, dalla responsabilità di più individui, dalla responsabilità collettiva di chi finalmente decide che ognuno deve fare la sua parte.